Tommaso? Beh, insomma, è stata una non da poco la dichiarazione di Tommaso, devo dire, però anche sul resto. No, ma richiamo alla Costituzione e ai meccanismi costituzionali o anche solo, diciamo, a un minimo di rispetto formale ci sta, nel senso che i colloqui di ieri sono impropri dal punto di vista costituzionale, ma il tema è quello che dicevamo prima, Tommaso, non si sta parlando del Presidente della Repubblica, l'interesse principale dei partiti è quello sul futuro loro, quindi sul futuro governo, su come si prepareranno in quest'anno elettorale. Cioè i partiti sono già oltre l'elezione del Presidente della Repubblica protesi a quello che sarà il loro risultato il prossimo anno e alle possibilità di andare al governo tra un anno. Quindi che legge fare, proporzionale o meno, come trovare il modo di distinguersi se saranno costretti a stare insieme al governo per massimizzare il voto elettorale, questo è il tema che hanno di fronte i segretari di partito, con lotte interne che si stanno consumando. Ripeto, se si esclude la Meloni, quando oggi il centrodestra metterà sul tavolo, penso, in conferenza stampa la rosa, la rosa sarà, diciamo, una polpetta avvelenata in alcuni partiti, perché su quella rosa, se si dovranno confrontare il Movimento 5 Stelle e il PD, intanto si confronteranno in modo distinto, cioè da una parte il PD con i suoi parlamentari, dall'altra il Movimento 5 Stelle, e quindi quella che era quell'unione che si era creata fino adesso, decidendo su quella rosa, si spaccherà. E poi ci saranno i regolamenti interni, per cui il PD che è rappresentato da Letta fino adesso, ma che all'interno ha delle belle divisioni, così come il Movimento 5 Stelle, in qualche modo si spaccheranno. Beh, l'altro giorno Tommaso mi faceva notare una cosa, Crosetto, tutti i partiti adesso che sono in Parlamento adesso hanno passato tanti segretari differenti, quindi dentro i partiti ci sono tante anime e tanti mal di pancia, che in questo voto al Presidente della Repubblica, che in fondo è l'unico voto in cui ogni veramente uno vale uno, ogni parlamentare ha il suo potere, tutto esplode. Certo, anche perché adesso parliamo di nomi, comunque il centrodestra penso presenterà nomi autorevoli, sono autorevoli, ma c'è anche Casini, la rosa del centrodestra? No, stavo chiedendo. Carta coperta, Casini, ho capito, non mi sono avventurata male, Mastella, ho capito, mi faccio subito indietro. Devo sentire. Però devo dire che stamattina mi ha colpito il modo con cui alcuni giornalisti anche autorevoli, di giornali anche autorevoli, hanno iniziato a sparare su candidati di centrodestra che io considero autorevoli, no? Il direttore del Politico di Repubblica stamattina ha trattato Frattini come se fosse un uomo dei servizi russi e la Casellati l'avvocato che difendeva Rubi, capisci? Abbiamo iniziato così, cioè, proprio con leggerezza stamattina. In Parlamento ieri la voce di questi legami di Frattini con la Russia girava tanto, adesso non per difendere i colleghi che hanno lavorato sul dossier, ma insomma... Io ricordo che Frattini ha rapporti molto forti con i cinesi. Esatto, io ricordo, bravo Clemente, ma io ricordo che Frattini è stato commissario europeo ed era impredicato di diventare segretario generale della NATO. Bravissimo. E poi se un ex ministro degli esteri rapporti con quelli che sono stati suoi colleghi, perché poi questa ricostruzione di oggi, diciamo, un po' diventata.